j'espère apprendre plein de choses et vivre une belle aventure d'Erasmus. Sono moltissimi anni, noi facciamo una giornata di accoglienza dei ragazzi, un po' per presentare con tutte le opportunità, i musei che sono, come tutti sanno, estremamente ricchi. Poi c'è questa possibilità di partecipare alle attività del coro e soprattutto ci sarà la presentazione del CLA, del Centro Linguistico di Ateneo, che fa tante, che ha tante iniziative che possono interessare i ragazzi. Noi siamo molto fieri del fatto che l'Erasmus sta andando sempre in crescita e quello che quest'anno abbiamo notato è che ha aumentato notevolmente il numero dei ragazzi in cammino e quindi nonostante le difficoltà della città, nonostante diciamo, tanti problemi anche organizzativi, la mancanza di alloggi eccetera, riusciamo comunque ad attrarre studenti che vengono un po' da tutte quante le nazioni europee. Noi abbiamo un forte scambio con la Spagna per un fatto ovviamente di abitudini vicine, di lingua che può essere molto più facilmente comprensibile, però poi vengono un po' dappertutto, Germania, Francia, Inghilterra, Danimarca, Svezia. Apprendre l'italien déjà et apprendre aussi dans mon secteur la biologie et voilà. Comme je voulais devenir professeur d'italien, je pense que ça m'aidera à améliorer le niveau linguistique et puis aussi à découvrir le système éducatif italien. Oh, I expect that in the end of this year I will improve my Italian so that I will be able to answer every question in fluent, perfect Italian. Hopefully. Yeah. Hopefully. Yeah. Yeah, I expect to meet some new friends and to learn a bit of Italian, although I'm not as optimistic about that. Quest'anno c'è la grande novità, veramente doveva esserci dall'anno scorso, poi ci sono stati dei problemi diciamo di tecnici. Noi offriamo un corso di italiano di livello A1 per gli studenti stranieri e corsi di lingua primo e corso di lingua inglese di livello B1, B2. Questi due corsi sono stati realizzati grazie alla collaborazione della CIA, del Centro per l'Internazionalizzazione di Ateneo. Può anche portare un supporto anche per le certificazioni internazionali. Il CLA continua ad offrire le certificazioni internazionali. Noi abbiamo anche gli esami per la certificazione di catalano. Abbiamo due tipi di certificazione per la lingua inglese, il Cambridge e il TOEFL. La differenza è che Cambridge non scade, almeno per ora è così, mentre il TOEFL dopo 2 anni viene considerato non più attendibile. Una serie di attività, noi stiamo cercando di organizzare anche un master in lingua italiana, dedicato proprio all'insegnamento della lingua italiana a stranieri. Abbiamo il nostro cineforum in lingua originale con i sottotitoli in italiano e qui stiamo anche per lanciare un concorso, un migliore cortometraggio dedicato proprio agli studenti del nostro Ateneo, ivi compreso ovviamente gli studenti Erasmus e agli studenti delle scuole superiori. Mi piacerebbe organizzare una sorta di Erasmus Club, un luogo dove gli studenti di Erasmus si incontrano, si scambiano esperienze. E a questo proposito voglio ricordare anche un'altra opportunità, quella del progetto Tandem, cioè ci si può incontrare, si può lavorare, divertirsi insieme con uno studente italiano e in questo modo si conosce, si ha una possibilità di conoscere il paese, la lingua, la città da un'altra prospettiva, in maniera forse più sciolta, più simpatica e significa anche entrare maggiormente in contatto con le persone, con gli abitanti di una città che può offrire tanto come può offrire tanto anche il nostro Ateneo.